la quale Giorgia forse spenderà qualche parola. Un secondo, farei partire in un video di presentazione. Qualche tempo fa, di quando le nostre percentuali, diciamo, erano abbastanza distanti da quelle che ci vengono attribuite oggi, e quindi c'è da dire che effettivamente io in quella chiusura di intervento congressuale ho fatto una promessa che tutti insieme abbiamo mantenuto, e cioè che Fratelli d'Italia era un movimento politico con il quale tutti quanti avrebbero dovuto fare i conti. La destra italiana non sarebbe scomparsa. La destra italiana c'è, la destra italiana è forte, la destra italiana è stimata attualmente terzo partito italiano, ma non ci vogliamo fermare. La destra italiana vuole andare al governo e dimostrare che non è vero che per stare al governo devi tradire tutto quello che hai detto. Non è vero che quando vai al governo non devi mantenere e non puoi mantenere gli impegni che ti sei preso quando stavi nelle piazze. Non è vero che devi diventare il mostro di te stesso. Non è vero. Si può governare tenendo fede alla propria visione del mondo, alle proprie idee, diciamo ai sogni che si avevano quando magari si è cominciato a fare politica a 15, 16, 20, 30 anni, perché non c'è un momento buono per cominciare a fare politica, è sempre un momento buono per cominciare a fare politica. E voglio dire anche questo, lo voglio dire per rispetto a tutti voi, ai militanti, ai sindaci, agli amministratori, ai presidenti di circolo, a tutti quelli che ogni giorno consentono che questo progetto vada avanti, perché poi diciamoci la verità, sì, Giorgia Meloni, io sono il portabandiera, sono sicuramente la persona più visibile di Fratelli d'Italia, ma quello che abbiamo fatto io non l'ho fatto da sola e non avrei potuto farlo da sola, l'ho fatto grazie a tutti quelli che come voi, quando nessuno ci credeva, stavano lì a fare il porta a porta, lo abbiamo fatto insieme, ne dobbiamo andare fieri. E dobbiamo andare fieri del fatto che in un tempo nel quale tutti dicevano che la politica faceva schifo, noi anche lì andavamo controcorrente. Perché non è vero che la politica fa schifo. La politica è la più alta forma di impegno civile. Sono i politici che tradiscono la politica che fanno schifo. È un'altra cosa. È un'altra cosa. E bisogna spiegarlo bene agli italiani, perché non è vero che i politici sono tutti uguali. Non è vero neanche per niente. È come dire che gli italiani sono tutti uguali. Sono tutti uguali? No. Ci sono brave persone e ci sono persone meno brave. La politica è la stessa cosa. E dire che tanto i politici sono tutti uguali è solo un modo per lavarsene le mani, per girarsi dall'altra parte. E quando te ne lavi le mani o ti giri dall'altra parte, oppure pensi che ci siano effettivamente delle scorciatoie, ti ritrovi con i 5 Stelle al governo e abbiamo visto com'è finito. Abbiamo visto com'è finita quando ci hanno spiegato che tanto uno valeva uno. Chi se ne frega, ci mando il primo che passa. È la stessa cosa, c'è un comico, fa ridere, meglio. Così ridiamo, non ha riso più nessuno. Non ha riso nessuno.
ci siamo ritrovati persone che semplicemente non avevano una visione da difendere, che non avevano idee alle quali essere fedeli, che non avevano un'etica in politica. Perché per avere tutto questo bisogna scegliere la militanza politica, bisogna fidarsi di quelli che fanno politica ben prima di prendere uno stipendio dalla politica, perché la politica è prima di tutto una missione. E noi abbiamo dimostrato che si può fare politica così, che c'è un'Italia migliore, e vi voglio ringraziare per questo. Voglio ringraziare i sindaci, sono stati alcuni premiati, che sono la prima fila di questo lavoro, perché oggi davvero fare il sindaco è molto difficile. E li voglio ringraziare perché loro sono un esempio dell'Italia migliore, così come tanti altri premi che sono stati dati su questo palco. Gli imprenditori. Vogliamo parlare di quanto sia eroico fare impresa oggi in Italia? Vogliamo parlare di quanto sia eroico quando hai un sistema che ti vessa e ti tassa dalla mattina alla sera e non ti dà risposte su niente, uno Stato velocissimo a riscuotere e lentissimo a pagare? Ancora stiamo aspettando la cassa integrazione. Giuseppe Conte è arrivato con la sua tradizionale faccia di bronzo e ci ha detto in conferenza stampa che era stato pagato l'80% delle casse integrazioni, omettendo di dire che la stragrande maggioranza era stato pagato dagli imprenditori che le avevano anticipate, perché lo Stato ancora non aveva pagato niente. Una delle tante bugie che sono state raccontate, come quella della potenza di fuoco sulla liquidità. Una potenza di fuoco, dice Conte, mai vista, infatti non l'ha vista nessuno. Non l'abbiamo mai vista la potenza di fuoco della liquidità. Abbiamo visto le banche che ci proponevano di rinegoziare i vecchi prestiti con la garanzia dello Stato all'80%. Quello abbiamo visto, un altro favore alle banche. L'avevamo già visti, non era una novità. Anche quello, quando c'è la sinistra al governo, ci sta sempre. E non è facile in questo tempo. Però senza l'impresa, senza questi autentici eroi che noi abbiamo ogni giorno, senza le partite IVA, gli artigiani, i commercianti, i professionisti totalmente abbandonati, dimenticati, presi a calci dall'attuale governo, noi non saremmo niente, non avremmo una ricchezza da distribuire. E allora io voglio dire grazie anche a tutte queste persone che si rimboccano le maniche, che non chiedono il reddito di cittadinanza, che non vogliono essere mantenuti con le paghette di Stato, che vogliono lavorare, perché il lavoro ha una dignità che l'assistenza non genera mai. Le risposte che sono state date in questi anni le abbiamo viste, anche in questi mesi abbiamo provato a fare proposte di ogni genere. Guardate, io non voglio dilungarmi troppo, abbiamo fatto proposte di ogni genere. Puntualmente avevamo il Presidente del Consiglio che andava in televisione e diceva: ma noi vorremmo dialogare, vorremmo collaborare. E allora noi, che siamo dei patrioti, e quindi per noi la nazione viene prima di tutto, di fronte a un'Italia che stava in ginocchio, ci siamo come sempre messi a lavorare, ci siamo sentiti responsabili come se al governo ci fossimo noi, perché siamo dei rappresentanti del popolo italiano, e che si stia al governo o all'opposizione, la tua parte la devi fare. Abbiamo elaborato proposte serie, puntuali, concrete, le abbiamo messe a confronto con le categorie produttive, abbiamo organizzato in pieno Covid decine di videoconferenze con tutti i mondi della produzione per cercare di essere utili. Sapete quante proposte, delle centinaia di proposte che Fratelli d'Italia ha elaborato dall'inizio delle Covid, sono state accolte dall'attuale maggioranza? Uno. Quella, aspetta, perché? Perché diceva che bisognava mettere Brescia tra le province maggiormente colpite, perché questi si erano dimenticati Brescia, e quindi lì proprio non hanno potuto farci niente. Ma tutto il resto è stato totalmente falcidiato, tutto. E due giorni fa le scadenze fiscali che si sono dovute pagare, una vergogna, ma anche lì avevamo fatto una proposta molto seria: unificare gli anni fiscali 2019-2020, rimandare il pagamento delle tasse a giugno 2021 e calcolare i due anni come se fossero uno solo, così tu eri in grado di compensare, diciamo così, gli utili del 2019 e le perdite del 2020. Avresti pagato delle tasse giuste in un tempo congruo. Buttata. La cassa integrazione, per carità, utile pagare la cassa integrazione, ma non possiamo neanche dare il messaggio in Italia che l'unica possibilità che hai è mettere la gente in cassa integrazione. Abbiamo chiesto se un imprenditore può accedere alla cassa integrazione e decide di non farlo, lo Stato dia a lui
l'equivalente dell'80% di quanto costerebbe pagargli la cassa integrazione. Dica allo Stato che se quell'imprenditore resiste gli starà accanto. Bocciato. Due volte. Poi la settimana scorsa Conte ha fatto un'intervista. Secondo me bisognerebbe pensare di detassare, di aiutare quegli imprenditori che potrebbero accedere alla cassa integrazione e decidere di non farlo. Buongiorno. Dico, ma queste proposte prima di bocciarle almeno le leggete, perché io ho il dubbio che proprio non le leggano. Guardate, ce l'abbiamo messa tutta. Hanno fatto un decreto rilancio 80 miliardi, 55 è l'ultimo decreto rilancio, 25 nel precedente. Ricordo che abbiamo votato lo scostamento di bilancio indebitando i nostri figli per mettere le risorse a disposizione del governo. E il risultato è stato che ci hanno pagato le consulenze del Ministero dello Sviluppo Economico, le consulenze per il Ministero dell'Economia, ci hanno pagato le nuove assunzioni all'ICE per Di Maio, che dice che gli manca da sistemare i compagni quelli delle medie, che gli altri già fatto. Abbiamo fatto e istituito le fondazioni per far giocare qualche ministro. Ci abbiamo pagato 120 milioni più probabilmente altri 70 di bonus monopattino. Il bonus monopattino! Rischi che non sopravviva il 40% delle tue imprese e stai comprando i monopattini, sei un matto! Sei un irresponsabile! Sei un irresponsabile! Dice no, il monopattino ci serve per decongestionare i mezzi pubblici. Perché così la gente va a lavorare col monopattino. E certo, perché loro le leggi le fanno scrivere a quelli che abitano a Via Condotti e lavorano a Piazza di Spagna. Perché vagliela a spiegare a un pendolare che dalla provincia deve arrivare al centro di Roma che deve andare a lavorare col monopattino. Vagliela a spiegare. No, cose folli. In un tempo come questo, nel quale, insisto, 38,9% le aziende rispetto alle quali è stimata il rischio di sopravvivenza. Quando avranno chiuso quelle imprese lì? Signori, ci sarà più niente, chiaro? Sarà un'ecatombe occupazionale. Noi avremo una crisi sociale enorme e non ci salverà l'Europa, perché anche qui non giochiamo, per carità, Conte, noi abbiamo sostenuto, siamo patrioti. Certo, solo in Italia fa discutere che quando il Presidente del Consiglio va in Europa o in una sede internazionale tutti i partiti debbano tifare per lui. Solo da noi fa notizia. Certo, perché la sinistra al posto nostro mica lo farebbe. Che non ve lo ricordate quando erano contenti che gli avevano consegnato un avviso di garanzia a Berlusconi a G8? Per loro la nazione viene sempre prima della nazione, per noi la nazione viene prima della fazione, certo. Noi tifiamo per l'Italia, per chi dobbiamo tifare? Per gli olandesi. Non tifiamo per l'Italia, poi certo, ci piacerebbe che l'Italia fosse meglio rappresentata, ma che dobbiamo fare? Ci arriveremo. E quando ci arriveremo, loro non tiferanno per noi, ma chi se ne importa? Chi se ne importa? Perché noi sempre il lavoro per l'Italia e per gli italiani faremo. E l'Europa, anche lì, no? Sono giorni di celebrazioni delle Conteadi. Sono giorni che lo celebriamo. Perché sono arrivati una pioggia di soldi, miliardi su miliardi. E io ho detto, vi consiglio prudenza, signori, perché tra 2 o 3 mesi voi rischiate una crisi sociale. Siccome avete detto che ci sono miliardi che piovono, la gente vuole sapere quando glieli mettete sul conto corrente. E siccome questi miliardi non pioveranno, perché ci dice oggi il commissario Gentiloni che se va bene i primi soldi arrivano nella seconda metà del 2021, che significa, signori, fra più di un anno arrivano, vuol dire che li spendi nel 2022, è chiaro? Nel 2022 la gran parte delle imprese che ci dobbiamo salvare è già morta. Quindi, purtroppo, anche qui l'Europa, temo che non sia la soluzione che speravamo fosse. Poi bisogna vedere anche le condizionalità, che pure non c'è chiaro quali siano ad oggi, perché l'Europa dice vuole vedere come spendiamo i soldi. Per carità, se ti vuole dire che sei matto, per l'appunto, se spendi i soldi sul bonus monopattino, io sono d'accordo. Ma se invece l'Europa pretende di mettersi a sindacare sul lavoro degli italiani, sulla necessità di ristrutturare il debito in un momento nel quale già siamo in difficoltà, allora noi dobbiamo fare le barricate, perché ci manca solo l'Europa che ci finisce di massacrare e non lo consentiremo. Io ho consigliato a Conte, quando prima, di invertire il racconto. E lo dico anche a voi, perché noi finiamo per credere in quello che il mainstream ci racconta.
La situazione dell'Europa non è una situazione nella quale ci sono gli olandesi che lavorano e gli italiani che prendono il sole, come ci raccontano le vignette in Olanda. No, signori, la paradiso fiscale ogni anno si ruba tra i 5 e gli 8 miliardi di ricchezza prodotta da noi, per cui sono loro che prendono il paradiso fiscale. E vale per i paradisi fiscali dell'Olanda e del Lussemburgo, vale per il dumping salariale dei paesi dell'est, vale per le iniziative della Francia che continua a fare di tutto per aggredire i nostri marchi e i nostri gioielli di famiglia, vale per le norme bancarie, vale per la moneta unica, come è configurata l'Europa. A noi ci penalizza. Quindi ho detto a Conte, vai e poni queste questioni prima di aprire il dibattito sul recovery fund. Perché noi non abbiamo niente di cui dire grazie, non abbiamo nessuno che ci regala soldi, non abbiamo niente da farci perdonare. Noi dobbiamo stare in Europa a testa alta, perché siamo uno dei maggiori contributori dell'Unione Europea, e senza di noi l'Unione Europea semplicemente non esiste, e tutti quelli che ci si sono arricchiti, Germania in testa, senza di noi e senza l'Unione Europea non si arricchiscono più, e lo sanno bene loro, signori. Serve solo avere un governo che non arrivi cercando in Europa una legittimazione che non ha avuto in patria, che è il problema nostro. Perché il problema nostro è che noi in Europa ci arriviamo con gente tirata fuori da un cilindro, non votata da nessuno, che non ha una legittimazione popolare, che si fa pure dal voto parlamentare e che rappresenta sostanzialmente se stessa. E gli altri lo sanno. Perché invece gli altri ci arrivano con la forza della legittimazione popolare e del voto parlamentare. Quindi noi speriamo che anche tutto questo possa cambiare. Noi speriamo di poter avere, speriamo e combattiamo, perché si possa avere un governo scelto dai cittadini all'altezza dell'Italia migliore, di quella rappresentata da tanti sindaci, di quella rappresentata dagli imprenditori, di quella rappresentata dalle forze dell'ordine. Noi prima abbiamo premiato Iuri, uno dei tanti esponenti delle forze dell'ordine che hanno rischiato la drammatiche, e lo voglio sottolineare oggi perché ci sono stati ieri dei fatti a Piacenza che riguardano alcuni carabinieri, e per carità, per il rispetto che io ho per la divisa, penso che se una persona, un uomo, una donna in divisa sbaglia debba avere una pena più esemplare degli altri. Però signori, per uno che sbaglia ce ne sono migliaia che ogni giorno rischiano la vita a 1200 euro al mese mettendosi la benzina nelle macchine con i soldi loro, e non accetteremo che in caso di un singolo, quando legge elettorale, perché loro, questi del PD, praticamente ogni anno riscrivono la legge elettorale, perché si devono sempre, diciamo così, cucire una legge elettorale. Siccome non li vuole votare più nessuno, tra un po' scriveranno: è eletto per fare il governo l'ultimo arrivato, l'ultima legge che riuscirà a tenerli al governo, perché per il resto loro non hanno alcun tipo di rispetto dei bisogni degli italiani. Che cosa serve all'Italia? All'Italia serve un governo con una visione chiara, scelto dai cittadini, che abbia una stabilità, che possa stare lì 5 anni, mettere in piedi le sue ricette e poi essere giudicato dopo 5 anni per questo. Perfetto, qual è la legge che ci propongono 5 Stelle e PD? Il proporzionale puro. Cioè il peggio del peggio del peggio della Prima Repubblica. Vuol dire non avere mai più una maggioranza scelta dai cittadini. Vuol dire praticamente l'istituzionalizzazione dell'inciuccio di palazzo. È la legge del super inciuccione. E vi dico di più. In pratica vi fanno una legge dove tu vai a votare, hai una lista bloccata con i nomi dei parlamentari e tolgono l'indicazione della coalizione, che non c'è perché è in proporzione, l'indicazione del leader del partito e pure l'obbligo di presentare il programma. Cioè in pratica tu vai a votare ma il parlamentare non te lo scegli perché ha già scelto il partito. Il programma non lo conosci perché non va depositato. Le alleanze non te le dicono perché se le fanno dopo sulla base dell'interesse che hanno, e non sai nemmeno chi è il leader del partito. E perché cosa vado a votare? Di grazia. Perché la democrazia esiste se io sono vincolato alle promesse che ho fatto ai cittadini, se io sono vincolato agli impegni che mi sono preso. Mentre se io non ho alcun vincolo, certo che vincerà sempre chi deve solo difendere la sua poltrona. E siamo spacciati. E questa è la sinistra, ricordatevelo però quando si va a votare, perché poi quando si va a votare delle volte diciamo che gli italiani non ci sono andati proprio concentratissimi, no? Può andare meglio, si può fare meglio. Noi faremo ovviamente la nostra parte perché si arrivi al voto
nel minore tempo possibile, ma poi quando abbiamo questa occasione, che in Italia non capita mai, signori, concentrazione, sarà importante anche questo. Abbiamo qualche sfida interessante da vincere e chiudo davvero. Si vota, come sapete, il 20 di settembre per le elezioni amministrative, faccio in bocca al lupo a tutti i candidati dei comuni coinvolti. Si vota in 6 regioni. Fratelli d'Italia esprime 2 candidati presidenti in 2 regioni strategiche, 2 regioni che si possono strappare alla sinistra, la regione Puglia e la regione Marche.